Dunque, un momento di riflessione adesso. Ospitiamo il Laboratorio 31, che è una rete di associazioni campane che si occupano del sociale. Quindi noi adesso invitiamo a salire sul palco Lucia Capriglione e Paolo dell'Associazione Radio Azioni, i quali ci parleranno della privatizzazione dell'acqua e del progetto Ragazzi Dentro. Lucia e Paolo, per favore, sul palco. Eccoli qui, con loro anche Sandro, che è il nostro accompagnatore ufficiale di tutte le ultime edizioni del Meeting del Mare. Dunque, chiamerei innanzitutto la signora Lucia Capriglione. Lucia, prego. Che ci esporrà la problematica scottante della privatizzazione dell'acqua. Ok, l'acqua, la campagna referendaria si chiama L'acqua non si vende, perché l'acqua è vita, e il forum dei movimenti per l'acqua si sta battendo da anni per chi invisibilmente ci sta proprio bene, stasera sta cercando di commercializzare e mettere sul mercato anche la nostra vita, perché sappiamo quanto l'acqua sia indispensabile per la sopravvivenza. E quindi attraverso la gestione dei nostri servizi idrici sta cercando di darla tutto ai privati, di metterla anche sul mercato delle società per azioni e quindi della borsa. E in modo invisibile anche i nostri governi, sia di destra che di sinistra, con delle leggi in momenti dell'anno molto in cui siamo tutti distratti, ad agosto, sotto Natale, via discorrendo, vengono emanate delle leggi o a colpi di fiducia o altro, che portano alla privatizzazione del servizio idrico. Per questo il forum quest'anno è partito con questa campagna referendaria per abolire una legge, la legge Ronchi approvata a novembre l'anno scorso, e due decreti legge del governo Prodi, proprio perché queste spingono anche i servizi idrici pubblici, che funzionano benissimo, saranno costretti dall'anno prossimo a fare gara pubblica, e quindi anche le grosse multinazionali potranno investire in questa gestione e investire solo per i loro lucri, per i loro profitti. E poi andremo ad annullare la gestione attraverso SPA, che è quella che mercifica e mette sul mercato mediatico e virtuale la gestione dell'acqua. E il terzo invece va ad abolire dei capitali. Noi nella nostra bolletta paghiamo un 7% in più per darlo ai privati che vorranno investire nei servizi idrici, quindi è quello che fa gola al privato per poter venire a gestire i nostri servizi idrici. E chi ha già questa privatizzazione purtroppo non ha avuto nessuna miglioria, ma solo aumento di tariffe e servizio sempre più scadente. Per cui queste tre sere il Laboratorio 31 aderisce al Comitato Promotore Provinciale e in questa occasione ha il banchetto per la raccolta firme. Siamo arrivati già a 680.000 firme in Italia, la provincia di Salerno ha superato l'obiettivo iniziale delle 13.000, ma dobbiamo essere tanti perché questo referendum venga accolto e poi dovremo essere tanti l'anno prossimo a votare perché si raggiunga il quorum. Quindi invitiamo tutti coloro i quali vogliono approfondire le tematiche sulla privatizzazione dell'acqua a visitare lo stand che sarà presente per tutti e tre i giorni della manifestazione presso il cantiere visivo, troverete Lucia, e di conseguenza potrete anche partecipare nel caso in cui condividete le idee del referendum ponendo la vostra firma. Adesso invece diamo spazio a Paolo dell'Associazione Radio Azioni, che ci esporrà il progetto Ragazzi Dentro. Sì, il progetto Ragazzi Dentro è un progetto che è sviluppato per più di un anno a Napoli in 5 scuole di 5 periferie diverse. Io in particolare con la NEA, che è una piccola ONG di Napoli, ho seguito la periferia di Barra e in particolare un gruppo di ragazzini rom che vivono in questa zona e che sappiamo sono fortemente esclusi dal sistema scolastico. In particolare la zona in cui siamo intervenuti è la zona est di Napoli, che è una zona tristemente nota negli scorsi anni per quello che è stato definito il pogrom di Ponticelli, in cui furono bruciati diversi campi rom. È proprio ad alcuni